Buongiorno a tutti. Buongiorno, io non sono Andrea Monaco, non sono un hacker e non sono nemmeno un alieno. In realtà, per chi non mi conosce, io sono Luciana Carotenuto della Regione Lazio. Lavoro con Andrea Monaco, anche se l'abbiamo temporaneamente prestato dalla Regione Lazio all'ISPRA. Andrea si occupa di conservazione della fauna e cedo subito a lui la parola, invitando poi tutti, dopo la nostra chiacchierata, a fare domande, mettendo Andrea sotto torchio, perché questo è l'impegno che ci siamo presi. Domande, domande, domande. Andrea, sei in linea? Pronto? Pronto? Mi vedete? Pronto, Io pronto? vi sento, ma Buongiorno. non vi vedo. Vi vedo, mi vedete? Assolutamente non ti No, vediamo, vabbè, intanto, vediamo. saluto tutte le persone collegate, saluto te, Luciana. Mi è piaciuta molto la tua introduzione, molto spaventevole da Molto alieno. spaventevole. Allora, immaginando il tuo volto che Va nessuno bene. vede. Va bene, va bene. Forse se sei d'accordo, la cosa migliore è cominciare facendo un pochino di chiarezza sulle definizioni, così creiamo una base comune e poi, insomma, per tutto il resto della chiacchierata ci capiamo meglio. Che ne dite? Partenza, parlaci di alieni. Che cosa sono? Allora, noi chiamiamo specie aliene, a volte troverete esotiche o a volte una parola bruttissima, che si chiama alloctone, è un po' antipatica da ricordare, da utilizzare, tutti quegli animali o piante, ma anche funghi, anche batteri, che sono stati trasportati e introdotti dall'uomo al di fuori del proprio luogo di origine. Guardate, qui c'è un libro, la copertina di un libro, io non vedo che cosa vi sto mostrando, però forse qualcuno di questi alieni dovreste riconoscerlo, averlo visto in vita vostra. Certo. Andrea, scusa, io ti interrompo perché in realtà non vedo nulla di Lo te. vediamo. Devi accendere la tua webcam in basso a sinistra. Ma perché non era già accesa? Direi di no, sei un alieno di Zoom. Oh, Oh, ecco. finalmente Buongiorno Andrea a tutti. Monaco. Ecco, me la vedete la spilletta? Ecco, queste erano le specie che vi facevo vedere prima, qualcuno la riconoscerà, la nutria, Carpobrotus, adesso poi ne parliamo durante la chiacchierata. Ecco, l'introduzione di queste specie può essere volontaria, ad esempio io rilascio un pappagallo che mi sono stufato di tenere in casa, no? Oppure può essere involontaria. Anche qui un esempio, in un carico di banane che proviene dal Sud America, si nasconde un serpente che non appena arrivato al porto di Civitavecchia esce fuori e si dilegua nella campagna lì attorno. Ecco, alcune di queste specie aliene, poche per la verità, diciamo il 10-15%, si diffondono molto rapidamente, invadono spazi occupati dalle piante e dagli animali nostri, nativi, e causano parecchi problemi. Per esempio, distruggono la biodiversità, provocano enormi danni economici, ma poi lo vedremo. Ecco, queste sono le specie che noi chiamiamo specie aliene invasive e su di loro tendiamo a concentrare la nostra attenzione e i nostri sforzi. La cosa preoccupante è che la minaccia che pongono queste specie aliene, in particolare quelle invasive, è in forte crescita a livello mondiale. Questo a causa della globalizzazione che ha aumentato enormemente la circolazione di merci e la circolazione di persone. In Europa, per farvi un esempio, l'ultima stima parla di 12.000 specie aliene introdotte, con un aumento di più del 70% negli ultimi 30 anni. E in Italia addirittura questo aumento negli ultimi 30 anni è stato del 100%. Noi abbiamo oggi in Italia più di 3.000 specie aliene, di cui almeno 500-550 sono specie aliene invasive, cioè che creano danni all'agricoltura, all'economia, alla salute dell'uomo. Però ecco Andrea, scendiamo più nel dettaglio, cioè perché queste specie aliene invasive, cioè che noi introduciamo in luoghi dove non sono native, perché sono un problema? Questo mi sfugge. Ci sono tante cose da dire. Beh, innanzitutto le specie aliene, invasive sono una delle principali cause di perdita della biodiversità al mondo. Pensate che, diversi autori, in diversi lavori scientifici, si sostiene che sia la seconda causa di perdita di biodiversità dopo la distruzione degli habitat naturali ad opera dell'uomo. Pensate che
Le specie aliene invasive sono uno dei fattori chiave dell'estinzione del almeno il 50% delle specie animali che si sono estinte e l'unica causa nel 20% di queste estinzioni. Quindi stiamo parlando di qualcosa di un grandissimo impatto sulla biodiversità. E poi c'è un problema che ci deve far preoccupare, cioè le specie aliene invasive invadono tutti gli ecosistemi, quelli terrestri, quelli marini, quelli acquatici, anche di acque interne, stanno nelle aree disturbate dall'uomo, stanno nelle città, stanno nelle aree protette, stanno addirittura dentro le aree più remote. Pensate che le specie aliene sono addirittura arrivate in Antartide. L'uomo, attraverso le sue stazioni di ricerca e attraverso il turismo in incremento anche da quelle parti, è riuscito a portarle pure in questi luoghi remoti, tutto sommato anche inospitali per la fauna e per la flora. Ma questi sono gli impatti sulla biodiversità, ma come dicevo prima, le specie aliene causano anche impatti molto molto importanti sull'economia dell'uomo, sulla salute dell'uomo. Vi faccio un esempio, anzi ve ne faccio due. Molti di voi avranno sentito in questi giorni parlare di cimice asiatica, no? Si tratta di un insetto originario dell'Asia orientale che è arrivato in Italia nel 2012, in provincia di Modena, e che sta rapidamente invadendo tutto il paese, è arrivato anche nel Lazio. Guardate, vi faccio vedere una foto che ho scattato qualche giorno fa sul mio balcone di casa qui a Roma, vedete? Questa è una cimice asiatica, quella sul mio dito. Ecco, il problema di questa specie qual è? È che è una specie che non ha una dieta specializzata, cioè, per capirci, non è come il panda mangia praticamente solo bambù. No, questa mangia di tutto. Pensate che sono state segnalate nella sua dieta oltre 300 specie di vegetali. Ecco, allora, la cimice asiatica, che mangia di tutto, solo nell'ultimo anno ha devastato i frutteti dell'Italia settentrionale. Le ultime stime parlano di 600 milioni di euro di danni solamente quest'anno. Avrei potuto fare l'esempio, qualcuno forse lo conosce, del cinipide del castagno, no? Anche lì una piccola vespa di origine asiatica che è arrivata in Italia quasi 20 anni fa e in molte aree, per esempio nel Viterbese, vicino a Roma, ha azzerato completamente la produzione di castagne, non abbiamo più farina di castagne e così via. Ma le specie aliene sono un grosso problema, quelle invasive, per la salute umana anche. Ora, chi di voi non conosce la zanzara tigre? La zanzara tigre è una specie aliena, viene dall'Asia, dal sud-est asiatico, si è imbarcata su una nave grossa che trasportava copertoni usati di auto. È arrivata al porto di Genova, è arrivata nelle acque di ristagno che si erano create all'interno di questa montagna di copertoni. Da lì si è diffusa, in poco ha colonizzato praticamente tutta l'Italia, tutta l'Europa. Provate a pensare come questa specie aliena, invasiva, ha cambiato le nostre vite, ha cambiato il nostro modo di stare all'aperto nei mesi più caldi, di utilizzare i balconi, di utilizzare i giardini. E pensate a quanti. Volevi dire qualcosa? No, volevo chiederti, la zanzara tigre la conosciamo bene tutti, tragicamente, devo dire, ma è quella che è stata il vettore della chikungunya? Brava. Hai studiato, eh? Sì, la zanzara tigre è la zanzara tigre e le sue, diciamo, sorelle, cioè le altre zanzare alloctone aliene del genere Aedes, di cui vi avviso ce ne sono altre due in Italia e non è la sola. Pensate che sono portatrici di oltre 20 virus in grado di provocare malattie molto serie, per alcune delle quali c'è il vaccino ma non c'è la cura. E stiamo parlando di chikungunya, come l'hai chiamata tu, la dengue, la febbre gialla, Zika virus e così via. Alcune sono addirittura potenzialmente e realmente mortali in alcuni casi. Però, Luciana, se mi dai un altro minuto per rispondere a questa domanda... Solo uno, perché poi ne ho già un'altra pronta. Va bene, però volevo fare un caso che secondo me è particolarmente interessante e anche un po' preoccupante. Volevo fare l'esempio di una specie di pianta aliena, invasiva, che può creare dei problemi molto gravi alla salute. Volevo parlare della panace di mantegazza.
La pannacchia di Mantegazza è una specie che arriva dal Caucaso, okay, dall'Oriente lontano. È una pianta di aspetto abbastanza simile ad alcune piante che abbiamo anche da noi. È stata introdotta già nel XIX secolo per motivi ornamentali, perché è una pianta che raggiunge delle dimensioni elevatissime, oltre 5 metri, molto bella da vedersi. È stata introdotta, credo, la prima volta in Europa dal Kew Garden a Londra. Ed è una pianta che si è diffusa un po' dovunque, secondo diverse modalità. In Italia, per esempio, è presente in tutto il nord, forse anche in Toscana, cioè, non so se questo dato è confermato, comunque è una pianta che si trova nei prati, lungo le bordure delle strade. È una pianta che, tra l'altro, ha un aspetto, soprattutto quando non è molto grande, che potrebbe anche passare inosservata, quindi vi potrebbe capitare a voi di fare una passeggiata in collina, in montagna, e sfiorare e sfiorarla, no? Allora, considerate che il lattice di questa pianta, che fuoriesce dalle foglie o anche dai rami quando sono spezzati, alla luce del sole è in grado di provocare delle ustioni sulla pelle estesissime e perfino delle lesioni permanenti. Guardate, faccio vedere una foto, guardate un po', lo vedete? Fa impressione, vero? Mamma mia, sì. Mamma mia, e questo quindi è un problema. Però, Andrea, cioè mi sfugge un concetto. Allora, noi, cioè l'uomo, la nostra specie, noi spostiamo piante, animali da un continente all'altro, da una regione all'altra del mondo, praticamente fin da quando abbiamo iniziato a coltivare le piante e a domesticare gli animali. Man mano che l'uomo si spostava nel corso delle sue migrazioni, portava con sé piante da piantare, animali, e quindi è da circa 10.000 anni che l'uomo porta con sé piante, animali in giro per il mondo. Allora, perché secondo te ce ne occupiamo e soprattutto ce ne preoccupiamo solo oggi? A dire il vero, non è che ce ne preoccupiamo solo oggi. Pensate che quasi due secoli fa già Darwin aveva posto l'attenzione sui danni causati dalle introduzioni da parte dell'uomo. Guarda, aspettate un secondo. Cosa tiri fuori dalla tua libreria dalle mille sorprese? Allora, tiro fuori questo, che è una edizione del viaggio di un naturalista attorno al mondo. Voi lo sapete, no? Negli anni nel 30, nel 31, Darwin si imbarca su una nave e fa il giro del mondo alla ricerca, per studiare le rocce, gli animali, le piante, raccoglie un sacco di campioni e fa dei resoconti sui suoi diari, no? Resoconti delle escursioni, alla ricerca di campioni da riportare in Europa. Allora Darwin annota nel suo diario, per esempio, le relazioni tra specie diverse, no? In questo caso parla di un fungo e un coleottero sudamericani e fa un paragone con quanto da lui osservato in gioventù nel suo paese natio, nell'Inghilterra, no? E dice: vediamo qui, in due paesi distanti, una stessa relazione tra le piante e gli insetti delle medesime famiglie, sebbene le specie di entrambe siano diverse. E qui arriva la frase importante: quando l'uomo è agente che introduce in un paese una nuova specie, questa relazione spesso viene distrutta. Quindi stiamo parlando di due secoli fa. È vero che solo negli ultimi decenni si è diffusa la preoccupazione a livello un pochino più generale, quando ci siamo accorti degli effetti veramente deleteri delle introduzioni di specie aliene invasive, che nel frattempo stavano diventando sempre più evidenti. Cioè noi, Andrea, stiamo dicendo, scusa, che in 10.000 anni, cioè da quando l'uomo ha iniziato a portare piante e animali in giro per il mondo, c'è stata un'accelerazione, diciamo, solo negli ultimi due secoli di questa entità delle introduzioni. Diciamo che è cambiato il passo dell'uomo. L'uomo ha sempre trasportato piante e animali nei suoi viaggi, nelle sue migrazioni. Ma quello che è profondamente cambiato negli ultimissimi decenni è l'entità di questi spostamenti. Siamo passati dal spostare animali e piante con le piroghe a questi bestioni qui. Lo sapete quanti container ci sono su una nave di queste? Ci sono 20.000, 25.000 container, e dentro i container ci si può trovare di tutto: insetti,
rettili, mammiferi che una volta arrivati a destinazione si diffondono e poi succede quello che, di cui stiamo parlando oggi. Per non parlare di un'altra cosa che mi piaceva raccontarvi, dell'acqua di sentina delle grandi navi. Voi lo sapete che cos'è? Questa qui, ma l'avrete vista sicuramente, lo vedete? È praticamente l'acqua che queste enormi navi devono caricare, per esempio anche le petroliere, per dare una stabilità alla nave quando viaggiano scariche durante il viaggio di ritorno. Pensate, milioni di litri di acqua di mare contenenti specie animali, alghe, specie vegetali, vengono caricate, facciamo un esempio, a Civitavecchia, e vengono rilasciate a Shanghai, in Cina, in un'area dove sono del tutto aliene e dove potrebbero e potranno alcune di queste diventare invasive. Ora, con la globalizzazione però non si spostano solo le merci, ma siamo anche noi che ci spostiamo molto di più. Beh, adesso no, Andrea, in questo periodo siamo tutti bloccati. Beh, il turismo ha un ruolo? No, il turismo ha un grande ruolo, perché noi ci spostiamo per lavoro, ma soprattutto per turismo. Pensate che siamo passati da quanto poche decine di milioni di persone che si spostavano negli anni 60 per turismo a 1,5 miliardi nel 2020. Allora, provate a immaginare quante occasioni di spostamento hanno piante, animali nelle nostre valigie, nei pacchi con i souvenir attaccati ai nostri vestiti, attaccati alle nostre suole, sulle tende da campeggio, sugli zaini e così via, no? Questo tema, tra l'altro, su questo tema, il progetto di cui porto la spilletta e di cui Luciana porta il simbolo anche sulla maglietta, che si chiama Life ASAP, è un progetto europeo, ci ha fatto addirittura una campagna di informazione proprio per sensibilizzare viaggiatori, escursionisti, cicloturisti, no? Guardate, abbiamo fatto anche questo. Questo è, lo vedete, ve lo faccio vedere dall'altra parte, è il decalogo del turista consapevole. Adesso non lo potete leggere qui, ma lo potete scaricare sul nostro sito. Ora, forse qualcuno starà pensando che è un po' esagero, dicendo chissà cosa portiamo attaccato alle scarpe, attaccato ai vestiti. No, vi racconto un aneddoto, un piccolo aneddoto. Ora, nonostante io mi occupi di specie aliene ormai da molti anni e continuo a ripetere a tutti, in famiglia, agli amici, state attenti, circa 4-5 anni fa io stesso ho involontariamente trasportato dentro la valigia qualche esemplare di una specie invasiva molto, molto vorace, la coccinella arlecchino, anche ancora una volta una coccinella asiatica. L'ho portata da una casa in campagna, in Toscana, dove ho soggiornato per qualche giorno, l'ho portata nella mia casa di Roma. No? E come me ne sono accorto? Me ne sono accorto quando ho visto una di queste coccinelle che dal vetro della mia camera spiccava al volo verso Villa Panfili, che non stava molto lontano. Andrea, tu hai fatto una introduzione di una specie non nativa nel Lazio. L'ho fatta, lo ammetto. Fortunatamente non era la prima introduzione nel Lazio, la specie era già presente. Ok, perché sennò eri proprio nell'illegalità più assoluta. È vero, però era involontaria, è comunque colpa mia. Però il significato dell'episodio rimane lo stesso, è attenzione alle introduzioni involontarie che ciascuno di noi può causare, veramente tutti, e sono molto insidiose. Però a proposito di introduzioni volontarie o involontarie, torniamo un po' al discorso storico, perché io sono fissata con la storia. Abbiamo importato da altri continenti alcune specie che non solo non si sono affatto diffuse in natura, non hanno creato problemi, ma sono per noi addirittura fondamentali. E penso subito, perché ce l'ho lì, il pomodoro, la passata di pomodoro. Il pomodoro viene dal Messico, non è che abbiamo distese di pomodori in tutta Europa, eppure viene dal Messico. Ti cito la melanzana, che viene dall'India. Allora, qual è l'idea? Cioè, dobbiamo rinunciare a mangiare cose a base di passata di pomodoro o la parmigiana di melanzane perché sono specie non native dell'Europa? Guarda, lo dicevamo prima, Luciana, l'uomo ha sempre trasportato piante e animali in giro per il mondo. Ora, come dici tu, senza queste importazioni non avremmo il pomodoro, non avremmo la mozzarella di bufala, che sono poi dei simboli dell'Italia, no? A tavola, non avremmo le patate. Che vita triste senza le patatine fritte faremmo, no? Però soprattutto qui, adesso, Andrea. No, sarebbe tristissima. Sarebbe tristissimo senza patatine fritte.
Ecco, però qui dobbiamo ritornare su un punto cruciale. La maggior parte, quasi tutte le specie utili, quelle che noi abbiamo citato prima, non sono invasive, non si diffondono dal campo in cui le pianti, non creano problemi di natura sanitaria, anzi sono una risorsa economica. Ecco, questo è il punto cruciale. Cioè, il problema vero sono le specie aliene invasive che si diffondono, colonizzano gli habitat naturali e mettono a rischio la biodiversità. E anche un'altra cosa, adesso dico una parola difficile, ma è forse l'unica veramente difficile, però vi deve entrare in testa perché se ne parlerà nei prossimi anni. Però ce la devi spiegare. Sì, è semplice. Mettono a rischio i servizi ecosistemici. Adesso ve lo spiego, non vi preoccupate. Cioè, il cibo, l'aria pulita, l'acqua potabile, l'impollinazione dei fiori, la bellezza dei paesaggi. Queste sono e tante altre cose che la natura ci dà gratuitamente. E sono cose di cui abbiamo bisogno per vivere una vita dignitosa, no? Quindi, ritornando per chiudere alla tua domanda iniziale, no, non dobbiamo rinunciare a piante o animali che, sebbene provengano da altri luoghi, non creano problemi, anzi contribuiscono al nostro benessere. Guarda, un esempio e chiudo, il cipresso. Tu lo sai che il cipresso è l'emblema del paesaggio toscano, italiano nel mondo. Il cipresso è una specie aliena. Viene dal Mediterraneo orientale, probabilmente è stato importato dagli Etruschi, forse dai Fenici addirittura, però non è una specie invasiva e noi siamo molto contenti di averci. Allora Andrea, scusa, a parte la zanzara tigre, ripeto, un flagello per tutti noi, fammi degli esempi concreti di altre specie che causano danni e che tipo di danni causano, esempi proprio concreti, terra terra, Andrea. Guarda, ti faccio degli esempi, prima abbiamo parlato soprattutto di esempi sull'impatto sull'economia, sulla salute, ti faccio qualche esempio sulla biodiversità, ok? Che tipi di danno poi, no? Allora, ce ne sono tanti di possibili impatti, vi cito quelli più importanti. Per esempio, in primo luogo abbiamo il consumo diretto, sto pensando ai conigli selvatici, tanto carini e simpatici, disseminati dall'uomo in tutte le isole del mondo, hanno spesso devastato la vegetazione originaria. Guardate, c'ho una foto esemplificativa che vi fa vedere un'isola nel Cile dove i conigli sono stati introdotti e hanno devastato la vegetazione, e questa è la situazione dopo che i conigli sono stati portati via. Guardate qual è l'impatto di questa specie, che è veramente enorme. Cioè, il coniglio si mangiava tutta l'erba, per dirla in termini semplici. Tutta l'erba, tutte le piante, anche le piante, diciamo, anche piante più importanti, ma nella prima fase di accrescimento. Una componente, diciamo, del consumo diretto è la predazione, no? E su questo un esempio carino, con una foto molto significativa, è quello del calabrone asiatico. Il calabrone asiatico è arrivato recentemente in Francia dalla Cina, si è distribuito dappertutto, diciamo, tutta l'Italia nord-occidentale, è arrivato in Toscana, fra poco arriverà anche nel Lazio. Sapete che cosa fa? Guardate, questa foto è significativa. Si apposta davanti agli alveari, lo vedete questo, e questi sono gli alveari, e si mette lì, aspetta le nostre api da miele che escono e le decapita per consumarle poi in tutta tranquillità. Questo è un caso di predazione, ma c'è anche la competizione, per esempio la competizione come nel caso dello scoiattolo grigio nordamericano. Lo scoiattolo è una specie più grande del nostro scoiattolo rosso, si comporta con lo scoiattolo rosso davvero bullo, no? E quindi nelle aree in cui sono presenti tutti e due, il nostro scoiattolo purtroppo finisce per scomparire, no? Oppure, se dobbiamo parlare di piante, pensate al fico degli Ottentotti. Adesso questo sembra un nome strano, però l'hanno visto tutti quanti. Guardate, è questo qua. No? È un fiore molto bello. È una pianta sudafricana che praticamente si espande rapidamente e ricopre con un vero e proprio tappeto le dune, gli ambienti costieri, e li soffoca le nostre piante fino a farle scomparire. No? Comunque, allora, le piante sono tremende. Il tempo è poco. Dimmi. Allora, fammi solo un ultimo esempio di pianta e poi ho un'ultima domanda da farti prima di lasciare spazio agli altri. Un'ultimissima pianta emblematica. Allora, una pianta emblematica ha un nome simpatico, il kudzu. Il kudzu è una specie rampicante asiatica che ha anche la caratteristica di poter vivere anche 100 anni, ok? Il kudzu
è in grado di coprire e soffocare tutto quello che si trova di fronte. Guardate, vi faccio vedere una foto. Mamma mia! Lo vedete? Mamma, cioè questa è un'unica specie che ha coperto completamente il resto della vegetazione? Tutto. Io direi che è un paesaggio spettrale, se dovessi definirlo. Ti faccio un'ultima domanda e poi lasciamo la palla, passiamo la palla agli altri, ma noi, cioè tipo io per prima, quando potremo riuscire, spero presto, che cosa posso fare allora per ridurre i danni causati dalle specie aliene invasive? Allora, tutti quanti possiamo fare qualche cosa, tutti quanti possiamo contribuire concretamente, anzi è importante che tutti lo facciano, no? Mi vengono in mente due cose che possiamo fare di tutti quanti. La prima è quella di diventare consapevoli del problema. Dobbiamo ascoltare un'informazione seria, scientifica, basata su fatti verificati, non sulle fake news, no? Un'informazione che non è che vuole difendere nessun interesse particolare, se non quello di conservare la biodiversità e il benessere per tutti. Questa è la prima cosa. La seconda cosa è che tutti possiamo adottare dei comportamenti sicuri e responsabili. Per esempio, quando scegliamo, che ne so, una pianta esotica da piantare in giardino o in campagna, ecco, scegliamone una bella, che ci piace, ma magari che non sia invasiva. Oppure quando andiamo a comprare un animale esotico in negozio, un animale da compagnia, prima pensiamo, ma sono in grado io di mantenere, che ne so, questa tartarughina che è grande come una moneta per i prossimi 50 anni? Perché vivono 50 anni quelle tartarughe. Siamo sicuri che ne so, questi scoiattoli a strisce che mi sto comprando non mi scapperanno prima o poi dal mio appartamento per rifugiarsi nel parco più vicino? Ecco, se noi facciamo questo, ci guadagneremo tutti, perché così facendo riusciremo a prevenire tantissime nuove introduzioni, salvaguarderemo la natura, risparmieremo anche i soldi. Questo è il concetto che sta alla base del progetto LifeASAP, del quale parleremo magari o più avanti o un'altra volta. Ho capito, ti ringrazio. Adesso, se mi permettete, io faccio un'improvvisazione, come gran parte di questa intervista improvvisata con Andrea, e vedo che c'è tra il pubblico una esperta di pesci d'acqua dolce, che sono un grosso problema, purtroppo, e si tratta di Valentina Della Bella. Valentina, sei in ascolto? Sì, mi sentite? Oh, ciao, buongiorno, ben ritrovata. Ciao, ti do ciao a tutti. Due minuti per dire a tutti qual è la situazione dei fiumi italiani. Allora, innanzitutto volevo fare una precisazione, che non sono un'ittiologa e quindi non un'esperta di pesci, però ho lavorato recentemente una pubblicazione che ha riguardato proprio le specie aliene acquatiche presenti nella regione Umbria. E quindi, ecco, volevo sottolineare che, quindi, inclusi i pesci, le acque superficiali sono uno degli ambienti, appunto, gli ambienti acquatici sono degli ambienti più vulnerabili dall'impatto delle specie aliene invasive. E tra questi, appunto, oltre ai pesci che hai nominato tu, penso che siano noti a molti dei partecipanti alcune delle specie, diciamo, presenti negli elenchi delle specie aliene invasive che creano più impatti, hanno colonizzato gli ambienti acquatici del nostro paese. Un esempio per tutti, per esempio il gambero rosso della Louisiana, ad esempio, oppure appunto la citata che ha citato ciao Andrea, la specie che appunto ha citato Andrea, che in passato era acquistata facilmente nei negozi di animali e poi purtroppo veniva spesso liberata. Ecco, parlo appunto della testuggine alle guance rosse. E purtroppo in passato non c'era questa attenzione, quindi si liberavano queste specie aliene, anche invasive, pensando di fare una cosa buona, invece si creava un danno gravissimo
come ha spiegato Andrea, alla biodiversità, agli ecosistemi e appunto anche a tutto il discorso della salute umana e i notevoli impatti socio-economici. Chiarissimo, grazie Valentina, ti ringrazio davvero, grazie di aver partecipato perché non mi aspettavo che tu ci fossi e mi fa piacere invece averti. Ciao! No, io ringrazio adesso... voi perché è un'iniziativa molto, molto interessante. Grazie. Ho un'altra improvvisazione a una persona, però a questa persona do un minuto, quindi ancora meno. Lorenzo Lazzaro, sei in linea? Lorenzo Lazzaro? Lorenzo Lazzaro? Abbiamo cacciato. Sì. Non ce l'abbiamo più. No, ci sono, ma ero muto. Ciao Lorenzo, velocissimi, ciao. Dico Lorenzo, lavora all'Università di Firenze, si occupa di piante invasive. Una sola domanda, Lorenzo, da buon toscanaccio quale sei tu? La panace o panace di Mantegazza, quell'erba che causa quelle tremende ustioni, è presente in Toscana? In Toscana attualmente non è più presente, è stata segnalata un paio di volte recentemente, l'ultima volta nel 2014. Ma prontamente eradicata addirittura da dei volontari che la conoscevano e quindi l'hanno segnalata in un forum di amatori e botanici, prontamente eradicata. Però è una specie insomma presente in altre parti d'Italia che potenzialmente può riarrivare soprattutto nell'Appennino, nelle zone umide. Quindi dobbiamo tenerci allerta, diciamo. Dobbiamo fare un sistema, cioè dobbiamo evitare che questa pianta arrivi e se arrivi eradicarla subito. Esatto, per riconoscerla, segnalarla prontamente e nel caso eradicarla subito. Very good, grazie Lorenzo, grazie per aver improvvisato insieme a noi. Cedo la parola adesso a Cristiano, il moderatore, per le domande di tutti gli altri. Vai Cristiano.